Buongiorno bambini, oggi parliamo ancora del testo descrittivo e proviamo insieme a descrivere un paesaggio. Questo lavoro lo facciamo insieme, poi vi lascio un modulo Google dove provate voi, osservando un'immagine, a descriverla seguendo lo schema che vi lascio, d'accordo? Intanto ascoltate questa lezione dove descriviamo insieme il paesaggio. Quindi, per descrivere dobbiamo dire con le parole che cosa vediamo. Quindi dobbiamo prima di tutto presentare e dire di che luogo si tratta. E poi, come sempre, usare i cinque sensi. Cosa vediamo, i profumi, i rumori che potrebbero esserci, ma anche le emozioni che proviamo guardando quel luogo. Quindi questo rimane comunque immutato come nel caso della descrizione dell'animale. Però per parlare di un paesaggio dobbiamo anche tenere conto di un'altra cosa. E di cosa si tratta, ora vi spiego bene. Ogni paesaggio si può dividere in tre parti: primo piano, secondo piano e lo sfondo. Guardate un po'. Primo piano, quello che sta sotto la linea nera, secondo piano, la striscia in mezzo e lo sfondo. La terza parte più in alto. Che paesaggio è? Osservate bene. Questo disegno rappresenta un paesaggio lacustre perché c'è un lago. Primo piano. In primo piano ci sono le cose che iniziano dentro la linea nera. Quindi guardate con molta attenzione che cosa inizia e che cosa c'è a partire sotto la linea nera. Un albero, inizia le radici dell'albero. Un prato, dei sassolini, un cespuglio e una striscia di sabbia. Ora osserviamo il secondo piano. Ci sono le cose che iniziano fra la linea nera e la linea rossa, quindi dove indica la freccia. Guardate bene quella striscia. Quindi vediamo la spiaggia, dei sassi, il lago, degli alberi in lontananza. Ora osserviamo con attenzione lo sfondo. Sullo sfondo ci sono le cose che si trovano sopra la linea rossa. Le montagne, dobbiamo tenere che non iniziano dentro la linea rossa, anche se potrebbe sembrare così, ma noi riteniamo che inizino dallo sfondo. Il cielo e le nuvole. Ora aggiungiamo degli aggettivi qualificativi. In primo piano vediamo un grande albero frondoso, un prato molto verde, con alcuni sassolini e un bel cespuglio rigoglioso. Il praticello lascia spazio a della sabbia dorata. In secondo piano la sabbia dorata è toccata dall'acqua del lago e possiamo vedere alcuni sassi e degli alberi dai vari colori. Sullo sfondo invece ci sono delle montagne, le cui vette sono innevate, il cielo è azzurro con alcune nuvolette bianche. Potremmo anche fare un paragone, nuvolette bianche come delle pecorelle. Proviamo a chiudere gli occhi e a pensare ai profumi, ai rumori che potrebbero esserci.
l'aria frizzante, il cinguettio degli uccelli, il venticello fresco, il frangersi delle piccole onde. Buon lavoro!